got a feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport. Un buon pomeriggio da parte di Cristian Siciliani. Domani al via il processo sportivo per quel che riguarda il filone invece della Procura di Bari. Inizio alle 9.30 di venerdì, sentenze intorno all'8-9 agosto. Ne parleremo con voi allo 080-501-9998 e con il mio ospite di oggi, il giornalista e conduttore del TV Sport Ultimo Minuto, Davide Lattanzi. Buon pomeriggio, Davide. Buon pomeriggio, Cristian. Buon pomeriggio a tutti. Allora, Davide, si è capito che la linea del Bari sarà alla fine quella del patteggiamento, perché pur contestando il principio di responsabilità oggettiva, ovviamente si vuole evitare il rischio di stangate. Il Bari davvero non se lo può permettere. Ieri per il tuo giornale peraltro hai intervistato l'onorevole Paniz, che insieme all'avvocato Gironda curerà gli interessi del Bari. Ti chiedo subito cosa è emerso da questa intervista. Ma è emerso che insomma l'avvocato Paniz da sempre combatte il principio di responsabilità oggettiva, al punto che potrebbe addirittura ingaggiare una battaglia molto, molto importante, perché lui dice che sostiene che questo è un principio che va scalfito, soprattutto per quanto riguarda certi tipi di processi come quello in atto, nel quale lui giudica il Bari esclusivamente parte lesa. Però dice anche che una battaglia, come dire, rivoluzionaria potrebbe poi costare molto cara al Bari. In questo momento il Bari non se lo può permettere. Non se lo può permettere, lui dice il Bari è dei baresi e quindi dobbiamo accettare l'ordinamento sportivo, e quindi quasi sicuramente la linea sarà quella del patteggiamento, come dicevi tu in apertura. 085 01 9998, il numero per intervenire in diretta. Abbiamo un primo ascoltatore in linea, pronto? Ciao Cristian, ciao Davide, Daniele. Ciao Daniele. Io sono pienamente d'accordo con Davide. Per quanto riguarda appunto l'avvocato Paniz, non dobbiamo criticare la società. Se ha messo questo avvocato, io sinceramente mi sento tutelato anche come tifoso, perché se la società non aveva interesse a garantire appunto una squadra, un campionato, avrebbe messo, non so, qualche avvocato di pochi soldi. Io di questo avvocato, diciamo, sono contento, insomma, e sono anche favorevole alla battaglia rivoluzionaria. E io voglio chiedere a quella gente che ha proposto di fare il risarcimento o non risarcimento, di farsi avanti, perché io non sto sentendo più niente. Poi, Chris, un'altra cosa, scusami, sì. Per quanto riguarda appunto ieri Enzo diceva che l'interrogatorio di Ventura è stato molto pesante. Noi come tifosi, a livello giuridico, a livello legale, possiamo ottenere questi verbali? Cioè questi? Io voglio essere curioso di ciò che hanno detto. Grazie, ciao. Grazie Daniele, grazie per il tuo intervento. Allora andiamo con ordine. Davide, lo abbiamo detto, ora il Bari davvero non può cercare di alla fine andare allo scontro, perché è impossibile scalfire alla fine il principio di responsabilità oggettiva, quindi per forza di cose bisognerà andare al patteggiamento, perché non conviene a nessuno provare comunque andare allo scontro. Diciamo che il rischio è troppo alto, perché troppo alto, la richiesta, certo, sarà inutile insomma dire volar basso, la richiesta sarà intorno ai 18-19 punti, quindi vuol dire che se tu vai a fare tutti i gradi di giudizio, siccome la sentenza è disciplinare esecutiva, parti con meno 18, magari, certo, la Corte, certo, di Giustizia ottieni già un primo sconto, però rischi di partire con però meno, difficilmente meno 11, riesci davvero meno 12, poi a ribaltare la situazione. E poi dovresti arrivare al TNAS e non è detto che riesci a ribaltare una situazione. Io credo che se si riuscisse ad avere io credo che dai 6 punti in giù prendono tutto, il meglio sarebbe secondo loro, credo, 4-5, a quel punto 4-5 più 3 che avremo dall'IRPEF diventa una cosa più o meno sostenibile, a patto che la squadra poi sia anche rinforzata, insomma. Certo, faceva poi riferimento ai verbali, no, di Gian Piero Ventura, Daniele, però... Io ho letto, devo dire, qualcosa di quei verbali, non so Enzo ieri a cosa riferisse dicendo che è stato un interrogatorio pesante. Io ho letto l'interrogatorio di Ventura, devo dire che ne ho trovati di molto più pesanti. Ventura ha semplicemente detto che da un certo punto in poi la squadra si è rotta, che su Masiello aveva un'opinione piuttosto contrastante, però non ha fatto rivelazioni epocali. Certo, non ha aggiunto altro, no, quello che è la dimostrazione
che non ha aggiunto granché, che non è stato deferito, Eh altrimenti sì, sarebbe stato infatti. deferito anche lui. Il discorso è che capisco invece la volontà di vederci chiaro da parte dei tifosi. Penso che quando si chiuderà la prima parte dibattimentale alla commissione disciplinare, molti verbali magari saranno anche pubblicati dagli organi di informazione perché dovrebbe cadere il vincolo del segreto. Quindi speriamo che si possa capire un po' meglio anche cosa è stato detto sia alle procure della Repubblica sia alla Procura federale. Abbiamo intanto un altro ascoltatore in linea, pronto? Ciao Cristian, ciao Davide. Ciao. Senti, volevo riprendere due persone. Il primo è Enzo Tamborra, il secondo Gennaro il Baffone, Sì, dove perché? a Conte l'hanno lodato, la tolta Gennaro addirittura l'ho trovato in albergo, una bravissima persona, speriamo che Conte non venga giudicato male. Allora io dico, Conte sta patteggiando, ha patteggiato, non lo so, e secondo me è una missione di colpa. Se sei innocente, forse non ve l'ha detto, io rischio la squalifica, ma io vado avanti, credo nella mia innocenza. Conte ha deluso un po' tutti, anche noi tifosi del Bari. Io a Conte ero legatissimo, allora vabbè, non è inutile che non spiegare qui il perché. Certo. Enzo Tamborra l'altra volta, sono sicuro di Conte. Enzo, sappiamo che ha una piccola percentuale di juventinità, quindi cioè non difendesse l'indifendibile. Perché, ripeto, uno che va a patteggiamento per me ha la coscienza sporca. Quindi Conte ha deluso me, tifoso barese, e penso anche altri molti tifosi baresi. Grazie. Grazie, grazie per il tuo intervento. Peraltro oggi facciamo anche gli auguri ad Antonio Conte perché è il suo compleanno. Davide, si è aperto un po' un dibattito proprio per quello che riguarda Antonio Conte, che patteggerà in pratica 3 mesi, poi con una forte multa di 200.000 euro. Secondo te ha fatto bene andare al patteggiamento? Doveva andare sino in fondo e dimostrare poi alla fine la sua innocenza, come poi alla fine si è sempre proclamato? Sono d'accordo con l'ultima telefonata, se hai la coscienza a posto non patteggi, lui lo sta facendo anche per diciamo, per una questione di convenienza, però se sei assolutamente integro come lui si professa, allora fatti il Per la processo giustizia e sportiva patteggiare assumiti. non è alla fine, no, Davide, una missione di colpa, almeno così No, dicono, però alla fine è un comunque. accordo, però a quel punto poi, cioè, se Però tu in effetti dici che ne sì. vuoi uscire completamente pulito, fai il processo e. Peraltro, cioè, devo dire anche un'altra cosa, che diciamo, qualcuno dice che Conte è stato trattato male. Io dico che è stato trattato bene invece dalla Infatti io Procura sono federale, d'accordo con te. perché ho visto tutti gli altri deferimenti del suo staff. E lui è l'unico ad avere l'omessa denuncia. Credo l'altro sia solo Angelo Sì, Alessio. invece gli altri Poi tutti per Cristian illecito Sellini ha sportivo. illecito sportivo, altri hanno illecito sportivo. Allora mi chiedo, in uno staff tecnico, possibile che ci sia una persona che sa ma non dice e gli altri invece che partecipano? Soprattutto sapendo, e noi a Bari lo sappiamo bene, quanto sia stretto il legame tra Conte e i suoi collaboratori. Quindi io dico, la procura lì deve prendere una decisione. O tutti colpevoli o nessun colpevole. O tutti omessa denuncia. Oppure tutto illecito sportivo. A me non sembra che Conte sia Quindi secondo stato te Davide la Procura trattato male. federale abbia riservato, diciamo così, un Ma trattamento diverso alla fine a personaggi più importanti, ai cosiddetti poteri forti alla io fine? spero che non sia così perché significherebbe fare tanti passi indietro. Però voglio semplicemente ricordare a chi difende Conte che non è stato trattato così male come invece si sostiene, si legge, si scrive. Ripeto, il rapporto tra quello che è stato combinato a lui e quello ai suoi collaboratori mi sembra È abbastanza vero. evidente. Abbiamo intanto un altro ascoltatore in linea, pronto? Sì, ciao Cristian Nicola, Ciao Nicola. saluto a Davide. Ciao. Sinceramente a me di Conte e degli altri non mi interessa niente, perché già Infatti. abbiamo tanti grattacapi Sì, qua noi a purtroppo Bari, l'aveva tirato in ballo il sembra nostro che stiamo facendo ascoltatore. noi il processo a Conte, ma Certo, guarda, non certo, ci deve certo. interessare proprio, perché davvero già la situazione nostra è critica. Sì, sono problemi Io suoi. solo temo, speriamo di no, perché comunque manca ancora la Procura di Napoli. Io spero che non sia una speculazione contro il Bari questa, perché mi sembra che cominciano a venire fuori a tempo, ogni periodo di tempo, fuori delle ammissioni di colpa. Non vorrei che si vada a lanciare frecce contro il Bari ogni 15-20 giorni. Quindi non vorrei che possa aggravarsi ancora di più la situazione e soprattutto speriamo che poi i pagamenti
degli stipendi avvengano, perché sennò davvero siamo rovinati quest'anno. Grazie per il tuo intervento. Beh, quali dovrebbero essere garantiti? No, Davide, sta lavorando proprio in questa direzione per comunque riuscire a coprire tutta la gestione di quest'anno per evitare ulteriori penalizzazioni durante la stagione. Poi invece in riferimento al calcio scommesse, altre partite del Bari nel mirino. Si è parlato di alcune altre partite riguardanti proprio il Bari di Conte per restare sì, proprio in tema. Sì, cioè la gara col Piacenza e con la Salernitana, sì. Speriamo che non sia vero, perché obiettivo ovviamente comporterebbe poi la riapertura del processo e quindi eventualmente altre conseguenze per il Bari. Speriamo che queste partite siano giudicate ininfluenti o non ci siano, diciamo, il numero congruo di prove, perché già da queste, insomma, ne usciremo non bene. Intanto Davide, il Bari chiederà un risarcimento, no, a quei giocatori che si sono resi alla fine partecipi dell'illecito sportivo. Sì, questa è l'inchiesta penale, che però ovviamente avrà dei tempi molto più dilatati, più lunghi, non sarà facile procedere, però ovviamente il Bari è stato truffato, ha depositato una denuncia per truffa in questa vicenda. Almeno da questo punto di vista è sicuramente parte lesa dal punto di vista della giustizia ordinaria, perciò credo che insomma ci siano buone possibilità anche di ottenere i risarcimenti, però ovviamente quelli sono processi molto più lunghi rispetto a quello sportivo. Sì. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Pronto? Che schifo, che schifo. Partito leggermente in ritardo, sì. La registrazione 0850199998, il numero per intervenire in diretta. Davide, ti chiedo invece un commento a quello che è stato poi il deferimento invece del direttore sportivo del Bari, Guido Angelozzi. Lui in sostanza cercherà di dimostrare la sua estraneità. Secondo me comunque alla fine, linea di massima, la società ha la sua colpa, perché non ha vigilato in un certo modo e soprattutto perché ha permesso poi a certi personaggi di avvicinarsi sin troppo a quello spogliatoio. Sì, sono d'accordo con te su quest'ultimo passaggio, perché i tifosi devono fare i tifosi e la società deve fare la società. Purtroppo non è una cosa che avviene solo a Bari, perché abbiamo visto poi a Genova, insomma, sponda sia Samp sia Genoa, che cosa è successo soprattutto nel fine dello scorso campionato. Sì, sì, sì. Però sì, è vero, quella è sicuramente una colpa della società. Per quanto riguarda il deferimento di Angelozzi, io in effetti lo vedo un po' tirato per i capelli, perché se tu tifoso minacci il giocatore per perdere, poi lo puoi anche minacciare per vincere. Insomma, bisogna capire cosa è stato detto ad Angelozzi. Sì. Cioè, se Gillet ha detto ad Angelozzi, per fare l'esempio concreto, guarda direttore che ci stanno minacciando per una questione di scommesse, allora capisco il deferimento, perché se invece gli dice guardi direttore, questi ci minacciano per perdere, due settimane prima gli ha detto guardi ci minacciano perché se non vinciamo sono problemi nostri, quindi è un deferimento che andrebbe letto molto bene nella sua motivazione. Gli atti purtroppo noi non li abbiamo solamente alcuni stralci, quindi bisognerebbe capire qual è la motivazione che dà la Procura federale. Io però voglio dire, in questi casi un dirigente esperto, io penso che una denuncia cautelativa comunque la fa, cioè non hai niente da perdere, voglio dire, nel farla. Che poi il suo deferimento sia stato più o meno tirato per i capelli, d'accordo, può anche essere vero, però in quella condizione denunciare delle cose strane comunque, voglio dire, porta solo benefici. Assolutamente. Abbiamo intanto un altro ascoltatore in linea, pronto? Pronto, Cristian? Sì, ti sentiamo, vai. Buon pomeriggio, Mimmo Biancolas da Vari. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo. Saluto te e Davide. Ciao. Niente, innanzitutto vorrei fare auguri ad Antonio Conte, perché oggi compie 43 anni. Sì. I problemi che ci sono attorno, però è stato un grande uomo ed è un grande allenatore italiano, il numero uno. Assolutamente, sul suo valore come allenatore nessuno... Io volevo parlare delle bandiere ormai che non ci sono più nel calcio italiano. Vediamo Ibrahimovic che parlava tanto bene della Juve... Lo ha fatto dappertutto, a tutte le presentazioni. Con l'Inter, Emo l'ha fatto col Paris Saint-Germain. Diceva che il Paris Saint-Germain è meglio del Milan. Certo. Secondo me questi giocatori... dovranno abbassarsi la metà del cartellino e pensare più a giocare. E poi innanzitutto vorrei dire l'ultima cosa per Gillette, che era la nostra bandiera. Quando è andata a Bologna diceva che era la sua meta preferita e voleva rimanere più a lungo, voleva chiudere la carriera a Bologna. Sì.
Come mai è andato a Torino da Ventura? Mi sapete rispondere? Io ti rispondo subito, 100.000 euro in più per quel che riguarda l'ingaggio e ci è andato un da Ventura. Un posto sicuro in squadra, sì, tante cose, sì, purtroppo. Funziona così. Dobbiamo andare in pubblicità tra poco con la seconda ed ultima parte del Bianco e il Rosso TV Sport.